Francesco, ti puoi toccare? No, ci stai scivando tu. Scusate, vai, che ne so. Impermeabile, si è bilanciato, dai. È una formichina. Basta che non mangiamo qua. Anne Avante Cristo, la torre è astronomica. The water. Study astronomic from the like the mirror. Like the mirror. You understand all body speak English? Yeah. Ok, la riempivano d'acqua la fontana, la luna si rifletteva e studiavano il cielo. Era famous in here teacher name is Botanic. Botanic. Botanic who? Che erano interessati nel mondo e non sentono un cazzo. Make you petrol manager. Arabo, arabo. No Kurdish. No Kurdish, no Kurdish. Sono one in the 1 year, just one time moon come to here. They means what I wish. When if I see the moon, when is reflection this part, what I wish that God give me. Bali Fligol. Dobbiamo prendere quelle mani. Quando ero piccolo andavo. Entrata nel grano? Sì. Però dice aprite qui. Ecco, vedi. Questo incavo era per sostenere dei pilastri che poi sono stati levati e sono stati riutilizzati altrove, se ho capito bene. Uno era lì e l'altro era qui. E questa struttura ovale grande intorno era il tempio, diciamo. Luce anche rosa.
là, su, in quella, quello che sta, sì, qua, qua spiega tutto, là c'era una D nel D, allora andiamo struttura D, però questi c'erano più altri, questi qua più altri stelle, allora entrato, entrato di e come doveva essere lassù con tutti questi monoliti a forma di animale. E dice ci sono anche delle figure di animali con testa di uomo che potrebbero essere tipo sciamani. Ecco, forse volpe. Aspetta, vedi, due, questo qua c'è un pilastro così, c'è un po' di calare per due centrali in fondo. Sì, vedo. Si sta scavando dentro la roccia. O da un altro. Vai, scorpione, Erected phallus, attenzione, l'uomo senza testa. Ma tu ah, questo è erected phallus. Dove sta, Paolo? Trovalo, io non lo vedo. Oh, quello è un uomo con un fallo. Allora è questo, questo è un fallo. Non è senza testa. No, è esagerata. No, e vabbè, e che devi pensare se no? Ah no, forse è questo, è quello, bravo. Questa è quella di destra, questa è quella di sinistra e questo. Notare che hanno. No, questo qua corrisponde a questo. No, sì, no, sì, no. Sì, mi sa di sì. Come parlava però di questa la rivista, come se fosse qui. Questa è quella lì, no? Sì. Poi vedere qui c'è scritto. E quindi si dovrebbe vedere costantemente. Ma forse la questo no, questo è l'uccello. Questo ah, questo, eccolo, eccolo qua, è il braccetto. Questo è il braccio. Braccetto. Questo è l'altro. Questo è il tronco. Capito? No. Questa è la testa. No. Vedi questo, 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 qua, questo braccetto. Questo lo vedo, sì. Questo qua, me l'ha detto qua, non c'è. Esatto. Sta così. Questa è la testa. Ah, il corpo cos'è? Il busto. Dice, la sua cosa, la spalla. È stato lui. Gaia. Allora questo è il Phallus erectus. Lui X Gaia, Gaia. E quell'altro. Ma c'è ragione. C'è scritto lì. Io poi ci ci vado a nozze. Però c'è scritto. Sto come deve. No, è bello che è un messaggio che ci arriva dall'antico passato. Vedi che c'è pure un serpente. Non salvare a 750 miliardi di dollari. Sì, amore, circa 5 km a sud-est di Anamur, questo castello è uno dei più imponenti di tutta la Turchia. Le alte muraglie perfettamente conservate, le grosse torri rotonde e poligonali gli conferiscono un aspetto austero. Riadattata nel 1198 su un impianto probabilmente del III secolo, la fortezza fu completamente rasa al suolo nel 1221 e ricostruita da Karamoglu Ibrahim Bey. Alcune trasformazioni furono infine apportate dagli ottomani nel XVI secolo. La visita del castello dura circa 45 minuti. Di notevole interesse la cinta muraria, che conserva pressoché intatte merlature e opere difensive. Prima di entrare nel castello si può seguire un sentiero che costeggia le mura esterne e il fossato, così da ammirare l'entrata principale, oggi murata, sulla quale si trova l'iscrizione dedicata all'emiro Karaman: ho portato l'acqua, ho rifatto il castello.
Ritornati sui propri passi si può penetrare all'interno del complesso, purtroppo molto degradato. Gran parte degli edifici è stata demolita, varcando la prima cerchia attraverso un vasto passaggio a gomito. In fondo, a sinistra, si erge un'altra torre, dall'alto della quale si ha un ottimo colpo d'occhio sull'insieme delle costruzioni. Una muraglia parzialmente demolita separa il primo cortile da un secondo dove sorge, vicino a una fontana, una moschea visibilmente restaurata. Di fronte al castello, dall'altro lato della strada, si trova un ammano ottomano, abbastanza ben conservato. Anamurium. Fondata dai Fenici, Anamurium prosperò in epoca romana e probabilmente conobbe il suo periodo di massimo splendore intorno al 250 d.C. Nel VII secolo giunsero nella regione i corsari saraceni che depredarono questo tratto di costa senza risparmiare Anamurium, che nonostante le possenti mura difensive e l'ubicazione isolata dovette soccombere. Non si riprese più dalle devastazioni e in seguito nessuno volle più stabilirvisi. Questo tragico destino salvò tuttavia la città dalla completa distruzione da parte di chi cercava materiali per costruire un nuovo insediamento. La bizantina Anamurium odierna è una città fantasma che si estende in modo disordinato, con decine di edifici sul pendio roccioso di una collina che domina un'incontaminata spiaggia di ciottoli. Chiese, acquedotti, case e mura difensive si ergono, vuoti e silenziosi, con i tetti sfondati, ma le pareti in gran parte intatte. Le terme pubbliche sono ben conservate e presentano ancora delle decorazioni alle pareti e frammenti del pavimento a mosaico. Tracce di motivi ornamentali sono visibili anche sulle tombe della vasta necropoli, ma i tombaroli si sono purtroppo dati da fare causando immani distruzioni. È possibile visitare anche le rovine di un teatro e di uno stadio e si distinguono i resti di alcune botteghe. Grazie. Tiziana, cosa mangi? Agnello. Ovvero lamfish, cipolla con peperoncino, peperoni, carota rossa. Poi domani sì, te la molliamo subito. E le cose che dicevo che sono tutti d'accordo, che sono belle, sono il sito archeologico di Aspendos, dove c'è un teatro romano, uno dei meglio conservati al mondo. Sì, qui sulla guida c'è un'intera pagina che parla di Aspendos sulla mia guida. Sì, anche con le cose belle. Ah, e poi c'è. E poi c'è la città di Termessos. La città di Termessos. Ecco, sti due posti qua, Aspendos e Termessos, non sono sul mare, sono un po' nell'entroterra rispetto a Side. Tempo di Apollo e di Atena. Ti presento il set, allora, 15 lire. Andiamo a teatro. Persiana, V secolo a.C., Aspendos prosperò grazie all'allevamento dei cavalli e alla navigabilità del fiume Eurimedon, che scorreva non lontano dalla città. Ribellatesi ad Alessandro Magno, 334 a.C., che occupò la città bassa, fu in seguito, 190 a.C., annessa alle province romane d'Asia e a questo periodo risalgono la maggior parte dei suoi monumenti. Sede di un vescovato in epoca bizantina, decadde poi lentamente a favore della vicina Perge. Siamo all'anfiteatro di Aspendos, dove la leggenda narra che il signore del luogo decise di dare sposa alla figlia a chi avesse creato l'opera migliore.
arrivarono due finalisti, uno creò l'anfiteatro e l'altro creò l'acquedotto. Tra i due vinse quello dell'anfiteatro e sposò la figlia. Grazie. Sei? Raffaella. Da dove arrivi? Civitanova. Un altro 6M. Tane de şeyden ver de Ci troviamo nel sito archeologico di Termesso, tappa di questo viaggio con avventure nel mondo, il cui titolo è Cappadocia e antichi regni. Termessos è un sito di origini incerte. La popolazione locale era rappresentata dal popolo dei Pisidi, popolazione dedita all'agricoltura e al brigantaggio. Il sito fu oggetto di tentativo di conquista da parte di Alessandro Magno per conquistare il passo che lo conduceva in Frigia, ma non fu mai conquistata. La città raggiunse il suo massimo nel II-III secolo d.C., come testimoniano le missioni coniarie, e declinò rapidamente poi fino a scomparire del tutto nel V secolo d.C. Il pezzo forte, diciamo così, è la necropoli, che siamo in attesa di scoprire, di vedere dov'è. Il teatro, accanto al fianco della montagna, è delimitato a destra da una ripida gola. Di stile greco poteva ospitare 4.200 spettatori. A ovest del teatro si apre l'agorà, ora è soltanto un prato, all'estremità della quale si trova un tempio corinzio, con una piattaforma quadrata, accessibile tramite un'ampia scalinata. Dietro al tempio si trova una fossa, scavata nella pietra, che alcuni ritengono essere la tomba di Alcato, che aspirava al governo della Pisidia. Sul lato dell'agorà, di fronte al teatro, si trova l'Odeon, un teatro più piccolo usato per corse a piedi o a cavallo, corse in armatura e lotta. Quattro templi circondano l'Odeon, il tempio di Zeus Solimeus, dio guerriero e custode di Termessos, è in uno stato discreto. Notate l'antica e stretta stradina che si inerpica sul pendio proprio sotto le fondamenta a pianta circolare. La necropoli meridionale si trova in cima alla valle, a 3 km dal parcheggio. È un vasto campo pieno di grandi sarcofagi di pietra e terremoti e tombaroli hanno purtroppo sparso disordinatamente. La scena che si presenta agli occhi dei visitatori evoca dipinti che raffigurano il giudizio universale, con tutte le tombe aperte. La più famosa è la tomba di Alcetas, uno dei generali che succedettero ad Alessandro, che presenta dei bei rilievi sulla facciata. La Chimera, nota anche come Ianartas, roccia ardente, è un'eruzione di fiamme spontanee perenni dalle crepe delle pendici rocciose del Monte Olympus. Intorno a questo sito esiste una leggenda e non è difficile immaginare perché nell'antichità queste straordinarie fiammelle fossero attribuite al respiro di un mostro mitico, con la testa di leone, il corpo di capra e la coda di drago. Nella mitologia la Chimera è il figlio del fiero e mostruoso Tifone, a sua volta figlio di Gaia, la dea della terra. Tifone aveva sembianze così spaventose che Zeus gli diede fuoco e lo seppellì vivo sotto il monte Etna,
creando così il vulcano. La chimera fu uccisa per ordine del re di Licia, Lobate, da Bellerofonte, che in groppa a Pegaso, il cavallo alato, versò piombo fuso nelle sue fauci. Oggi il gas continua a fuoriuscire dalla terra, infiammandosi a contatto con l'aria. La sua esatta composizione è sconosciuta, ma si pensa che contenga del metano. Le fiammelle si possono estinguere coprendole, ma si riaccendono non appena si scoprono. Nei tempi antichi, comunque, erano molto più vigorose e di notte i marinai che navigavano lungo la costa riuscivano a distinguerle facilmente. Attualmente ci sono circa 20 o 30 fiamme nella zona principale e un gruppo più piccolo sulla sommità della collina.